cosa c'è? Cosa succede? Sinè! Bergamasco! Che Bergamasco? Non ti muovere! Come stai? Dobbiamo chiamare pronto soccorso? No, tranquillo, non lo faccio migrare dalla Lombardia. Giù, segui il dito. Non chiudere gli occhi, devi seguire il dito. Come cazzo? Cos'è il dito? Due dita. No, è uno solo. Vabbè, ha sempre avuto problemi col vino. Vieni su. Piano. Rie. No, ascolta, io sono preoccupato però. Chi vieni, sei? Sediti. Prendi quello. Siediti. Mannaggia. No, per favore. Siediti. No. No, c'è poco da ridere, io non sono per nulla tranquillo, questo sta male davvero e dobbiamo prenotare degli esami diagnostici e delle visite, adesso c'è il mio esperto per prenotare. Luca, per favore, bravo, Luca. Vieni a prenotare. Vieni, no, tu sta buono, non parlare. No, perché Luca mi fido, so che Luca Mangoni sa tutto. Luca Mangoni, super giovane di Radio Le Storie Tese. Luce a me, sì, perché allora devo dire che siamo in una botte di ferro, quindi dobbiamo prenotare una visita, dobbiamo avere soltanto due accorgimenti e poi non abbiamo problemi, ci dobbiamo armare di grande pazienza e dobbiamo avere tanto tempo e poi avere un amuleto, perché non è vero, c'è esperienza personale, no? Allora vi racconto la mia esperienza. Allora, un po' di tempo fa, diciamo sia stato aprile, maggio, inizia a farmi male qua, mi fa male, vado dalla mia dottoressa e dico qua mi fa male, guardo un po', dice facciamo un'ecografia. Allora io mi fa la ricetta e chiamo il numero, no? Chiamo il numero e questa qua mi risponde, mi dice ah guardi, erano tipo le 5 del pomeriggio e mi fa ah guardi, domani mattina alle 8 c'è, può andare qui al Bassini. E ho detto cazzo sì, ma alle 8 io domani devo andare a lavorare, non è che posso dalle 5 alle 8, quindi dico sa purtroppo non ce la faccio. E lei un po' scocciata mi dice però cazzo, cioè qui lei ha la priorità 10 giorni, glielo prenoto per il giorno dopo e lei non può. E ho detto cosa ci posso fare? Dice vabbè, ma e allora dico vabbè, se c'è domani magari tra 2 o 3 giorni, dice no, o domani o tra 6 mesi. E vabbè, e dice però se vuole può prenotare in altre province. E dice vabbè, prenotiamo un'altra provincia. No, devi chiamare ancora perché deve fare la selezione per le altre province. Allora chiamo, mi risponde un altro e mi dice ma in che provincia vuole andare? E io gli dico beh guardi, cioè per me una provincia vale l'altra, tanto devo andare fuori Milano, quindi basta che me la prenota in fretta. Fa no, ma me lo devi dire perché dobbiamo fare la selezione. E cosa? Vabbè, allora iniziamo Monza, Brianza, Lodi e poi dico non vorrei andare tipo a Sondrio, a Sondalo, no? Per fare un'ecografia. Fa vabbè, allora inizia a cercare, cerca e mi dice guardi tra 10 giorni ce n'è una, c'è un posto libero a Busto Arsizio. E ho detto vabbè, prendiamo Busto Arsizio, dalle 10 giorni prenoto Busto Arsizio. E mi dice però se vuole può chiamare i giorni successivi, domani, dopodomani magari si libera qualche posto. E allora vabbè, il giorno dopo chiamo, mi risponde un'altra e mi dice ah guardi, si è liberato un posto qui a San Paolo. E dice va bene, orca, però è tra 12 giorni. E io gli ho detto vabbè, 12 giorni, 2 giorni in più, adesso non è che cambia. No, ma non posso, perché se a lei la priorità 10 giorni, quindi 12 giorni, io non posso. E dico, vabbè, ma sì, ma a me che cosa mi interessa? Dico, tanto, giorno più, giorno meno, ma il sistema non me lo permette. E quindi mi sono tenuto la roba a Busto Arsizio. Però, devo dire
grazie alla sanità lombarda sono andato a Bustarsizio, che non c'ero mai stato. Quindi, ma guardate che invece è una cosa da apprezzare. Cioè, secondo me, la sanità lombarda, cioè l'assessorato alla sanità, ha fatto una joint venture con l'assessorato al turismo per stimolare il... No, ma è vero, cioè, è un applauso che io dedico appunto a, agli assessorati della regione, perché stimolano il paziente lombardo a non stare, cioè a girare per la sua cittadina, ma a girare la Lombardia. E devo dire, scusate, ma è vero che vado lì a Bustarsizio, vado in questo posto qua, eccetera eccetera, e ho scoperto il santuario di Santa Maria in Piazza, che è un bel santuario che non sapevo neanche che esistesse. Sono entrato, c'erano dei begli affreschi del 1500, insomma, una bella chiesa, un bel santuario, e quindi voglio dire, grazie alla sanità lombarda ho scoperto questo posto. Poi devo dire che ormai questi, logicamente, vabbè, stiamo parlando non dell'ospedale di Bustarsizio, ma dell'istituto clinico privato, non mi ricordo neanche quale fosse, no? Vabbè. Quindi vado lì, questi qui già organizzati, no? Faccio l'ecografia e tutto eccetera, dice ma sì, c'è un principio di punta d'ernia, vabbè, niente di che. E mi dice, ecco, poi se vuole può tornare per prendere il referto, il dischetto, insomma, quelle robe lì che ti danno con l'ecografia, può tornare tra 10 giorni. E ho detto, scusi, però cioè devo riprendere la macchina eccetera eccetera da 10 giorni. Dice, beh, se vuole glielo possiamo mandare, tanto noi siamo abituati alla gente che arriva da Brescia, da Bergamo, da Milano eccetera, 10 euro e glielo mandiamo. Io ho fatto due conti, ho detto, tra la benzina andare, la benzina tornare eccetera eccetera, mi costa meno di 10 euro, quindi me lo son preso. Ma la cosa che alla fine, il conto, ho fatto un conto di soldi, perché poi alla fine uno fa anche i conti con i soldi, no? E ho pensato, allora, se io fossi andato da un privato qui a Milano, avrei speso 80 euro, 25 euro di ticket, la benzina andare, tornare, eccetera, alla fine, invece che dargli al San Donato, gli ho dati un po' alla Shell, un po' alle Poste Italiane, un po' a questi qua. Quindi vuol dire, poi alla fine, quella è la sostanza. Anzi, vi dirò di più, vi dirò di più. Che cosa era successo? Questo mi ero dimenticato di dirlo. Chiamo il... quando no, a un certo punto non riuscivo, cioè volevo andare a fare sta benedetta ecografia, chiamo questi qui di, adesso non mi ricordo il nome, comunque qui a Cinisello Balsamo, e gli dico, ma io ho sta roba qua, vorrei fare questa visita. E mi hanno detto, e guardi, sono 5 mesi, cioè deve aspettare 5 mesi. Ho detto, no, grazie. Dice, però se vuol venire privato, domani. Ho detto, no, beh, ma domani non posso. No, ma non c'è problema, domani, dopodomani, tra 3 giorni, tra 4 giorni, può sempre. E io gli ho detto, no, ma scusi, ma cioè, non ho capito. Dice, eh sì, perché noi abbiamo tipo ogni giorno 2 ecografie da fare con col servizio pubblico, e poi tutto il resto è privato. Quindi noi in realtà spesso e volentieri abbiamo i buchi, no? Vabbè, parentesi. Cosa succede poi? Faccio l'ecografia, vado, dopo un po' mi inizia a far male dall'altra parte, non è una barzelletta, è vero, e di qua mi passa, ma poi vi spiego perché secondo me è andata così. Allora vado, torno dalla dottoressa e dico, guarda, mi fa male un po' qui, però un po' più giù, un po' qui, ma veramente qua. E lei mi dice, ma allora io le farei, qua me lo sono scritto perché altrimenti non me lo ricordo, facciamo un'ecografia muscolo tendinea e anche alle anse intestinali, perché dice, visto che qui bisogna capire un po' dov'è, quindi è proprio lì un po' in mezzo. Allora mi fa la ricetta per le due robe, no? Per
Cosa faccio? Dico, vabbè, questa volta sono tecnologico, faccio la... vado sul computer, no, vado su internet, metto dentro la ricetta, tutte quelle cose lì, mi appare la schermata che dice, no, visto che è una ricetta multi con due prescrizioni, devi chiamare il numero. Chiamo il numero e mi fa, ah, faccio tutto, ta ta ta, e mi fa, no, ma qua ci sono due ricette, due prescrizioni. E ho detto, vabbè, ho preso tanto l'ecografia, voglio dire, era lì in mezzo. Fa, e dice, no, sa, due prescrizioni, io non posso, perché sa, sono due ticket. E ho detto, vabbè, pagherò due, mi fa la prenotazione, pagherò due ticket, sarà 50 euro, e pace, c'è tanto. Dice, sì, però sa com'è, perché qui io non posso fare una prenotazione, eccetera. È un po' un problema, aspetti. Sto lì al telefono, ma non sto scherzando, tipo un quarto d'ora di orologio. Ritorna e mi fa, no, sa, ho parlato col mio responsabile, la sua dottoressa ha sbagliato. Devi fare due prescrizioni separate. Lei si fa fare le due prescrizioni e poi dopo, vabbè, metto giù, chiamo la dottoressa, poi vabbè, fortunatamente in tutto questo sistema io ho un po' di culo e la mia dottoressa è brava, disponibile, c'è, risponde al telefono, eccetera, quindi diciamo in questa, vabbè, chiamo, mi fa le due ricette, tipo il giorno dopo, due giorni dopo, chiamo. Dico, senti, io ho queste due prenotazioni, dovrei fare queste due cose, eccetera, eccetera. E mi dice, va bene, allora iniziamo con una. Ho detto, no, ma non è che si può fare una prenotazione unica, perché vuol dire alla fine sempre lì, cioè mi fate, dice, no, non si può, due cose, due prenotazioni, va bene, allora. Facciamo con una, partiamo con una e fa, guardi, c'è tra 9 giorni a Castelleone. Che cazzo era Castelleone? Fa, no, provincia di, perché anche lì ho provato Milano, no, inizia a far di qui, adesso non ve la faccio lunga, altrimenti tra un'ora siamo ancora qua, Monza Brianza, no, Lodi, no, Cremona, Castelleone. Castelleone, mai sentito. Ho detto, vabbè, prenda Castelleone, poi dico, magari richiamo, magari mi va di culo e trovo più vicino. E dico, vabbè, me le prenota tutte e due. Fa, no, deve richiamare e cercare un'altra. Vabbè, ho detto, vabbè, richiamo. Mi rispondeva, te fa sorridere qua. Dice, no, sai, io l'ho trovata a Castelleone, non è che... Fa, no. Guarda, tutto il giro mi fa... Ma guardi, c'è un posto tra 8 giorni a Piario. Piario è Clusone. Per adesso qua c'è qualcuno di Bergamo, sai. E ha detto, vabbè, che cazzo, prendiamo a Piario, cioè che cosa devo fare? Prendo Piario. A questo punto, però, cosa succede? Che mi faccio furbo e il giorno dopo. Io ho un amuleto che è un'immaginetta di San Camillo dell'Ellis, che voi non sapete neanche chi sia, ma neanche io, eccetera, che avevamo alla scuola media in classe e che mettavamo sulla lavagna quando c'erano i compiti, da fare i compiti in classe, no? Che era un amuleto per tutta la classe. E i professori, quando entravano e vedevano questa roba qua, non se la sentivano di farlo togliere, no? Cioè non... Cioè, voglio dire, no, dice togli il santo, è un po' come se uno tirasse via la foto di Padre Pio, no? Quindi un po' capivano che era un po' una presa per il culo, però non se la sentiva e quindi rimaneva lì. Poi non so per quale motivo, alla fine delle scuole medie me lo sono ritrovato io e l'ho tenuto io e anche io logicamente non lo butto via perché non si sa mai e lo tengo lì. Allora me lo sono messo lì di fianco al computer. Chiamo, voi ridete ma non c'è un cazzo da ridere, perché chiamo il giorno dopo con l'immaginetta, questi qua mi fanno, ma guardi c'è un posto a San Raffaele il giorno dopo, il giorno dopo di Castelleone, no? Comunque vuol dire dopo, lì erano 8 giorni.